Buonasera, scusateci se su questa pagina Instagram e sul canale YouTube ogni tanto compaiono dei brevi sketch comici, forse un po' alla buona, forse un po' troppo improvvisati, ma sono esperimenti, diciamo, che perché stiamo preparando il nostro personaggio Mario Barenson, un neuroscettico, per il Festival della Comicità Emergente in arrivo a settembre. Quindi fateci sapere cosa ne pensate, se fanno ridere, se non vi garbano, se vi trovate pietosi, perché per noi è un test importante. Ma ora torniamo alla recensione del film di Vittorio De Sisti, con Patrizio Pellegrino, Maria Cristina Mastrangeli, Luciano Melandri, Rodolfo Bigotti. Il genere commedia, prodotto nel 1983 ma uscì nel 1984. Cinque giovani abitano nello stesso appartamento che funziona da comune, dividendone le spese e le pulizie. Ad unire questi ragazzi è la passione per il ballo. Ogni giorno nella stanza più grande dell'abitazione adibita a palestra e si provano nuovi passi e numeri acrobatici, fino a quando essi leggono sul giornale Variety che a Nuova York si terrà una gara per ballerini. Da quel momento a loro il loro unico desiderio è andare in America per partecipare al concorso. Non hanno però i soldi necessari per il viaggio, inutilmente cercano prestiti fra i loro conoscenti, finché una ragazza del gruppo incontra un giovane ricco che, oltre a sposarla, finanzierà i ballerini squadrinati. Dunque, la storiella di uno sbiadito color rosa è il pretesto per tenere insieme alcuni numeri della cosiddetta break dance, danza di rottura, mescolati a rudimenti di danza classica. Ballerini sono giovani volenterosi ma di scarse qualità artistiche. E la trama, scritta da Bruno Corbucci e Mario Mendola, non riesce a convincere ed a destare interesse nello spettatore. Toni comici si mischiano a toni sentimentali in maniera assai ingenua. E le danze, se si accettano alcuni numeri eseguiti da mimi di colore, non vanno oltre la mediocrità. Assai bella, al contrario, la colonna sonora del film, dove il pezzo forte Sunshine Shine è un motivo gradevole e di grande successo. Questo film, risposta italiana dell'originale Flashdance, garberà senz'altro ai ragazzi molto giovani, che, presi dalla febbre del ballo, si ritroveranno nel film confezionato esclusivamente per loro.